altri 50%. Vodafone ha fatto due settimane fa un convegno in Germania ed è stato comunicato che oggi in Germania l'80% dell'occupazione di banda, se voi avete un'autostrada, l'80% delle auto e dei camion che transitano sono video. Questi video provengono da YouTube, Netflix e compagnia cantante, sono tutte americane. Sono tutte americane. Non occupo io l'80% di banda con il filmato del compleanno di mia figlia. Sapete cosa vuol dire questo? Che l'80% dell'uso della rete è fatto da società che non hanno investito un centesimo nella costruzione della rete. Altro che digital divide della rete. I quattrini, chi ce li mette? Allora bisogna dire che questo sistema mondiale ha bisogno di una nuova governance. E attenzione, a proposito sempre di governance, quando Obama fa una cena e invita tutti gli amministratori delegati delle società, indica questo, indica che i centri decisionali si stanno spostando altrove, altro che sforzi per dire che la rete ha delle potenzialità, ma di che cosa stiamo parlando? Il reato è stato già commesso. Ci stiamo guardando, stiamo camminando avanti guardandoci indietro se pensiamo che ancora dobbiamo convincerci che ci sono delle potenzialità. E attenzione, perché quando Google fa delle operazioni del genere, le fa per una ragione molto semplice. Le fa sapendo che quest'area di beneficio della rete è tutta a favore di società americane. E la domanda è: perché Google non è nato in Europa? Perché non è nato in Europa? Perché Google, Netflix, Amazon, mi rubo i due minuti della domanda, rinuncio alla domanda, sono delle società figlie della ricerca e sviluppo americana. La Silicon Valley nasce lì, in California, perché l'America negli anni 60 con la corsa alla Luna e negli anni 70 con Reagan e lo scudo spaziale ha sviluppato ricerca e sviluppo militare che è stata poi trasferita a livello civile. E queste società, che sono dei gioielli della tecnologia, sono figlie di quegli investimenti di ricerca e sviluppo. Tant'è che se voi volete cercare un'altra Silicon Valley nel mondo, dove la trovate? La trovate nel Mediterraneo. Dove? In Israele. Perché Israele ha una ricerca e sviluppo militare fondata, ahimè, su un regime bellico che è costretto a fare una guerra da 40 a 46, la quale è stata fondata. Quindi è evidente che le partite in gioco sono tante, sono alte, e quando noi parliamo della nostra agenda digitale dobbiamo considerare che stiamo parlando di una cosa che riguarda il futuro e il destino del paese e riguarda il futuro e il destino delle nostre nuove generazioni, a cui oltre a comprare l'iPhone dobbiamo dare una cultura di responsabilità. I giovani devono richiedere che il loro governante decida in fretta e subito, non occorre un mese per spostare una bottiglia da quartiere. Due settimane fa sono stato alla Camera di Commercio di Milano per una discussione che riguarda le smart city e uno dei dirigenti, anzi il numero 3 della Camera di Commercio, mi fa, dice no, noi abbiamo parlato anche con Expo 2015, che detto per inciso sarà il più grande fallimento espositivo italiano, ma non perché ce l'andrà, ma per mancanza di progettualità. Sarà una grande festa dell'unità, solo che invece delle salsicce avremo il sushi dei ristoranti giapponesi. La risposta di questo è che no, adesso noi su questi mazzetti faremo, perché abbiamo già preso i contatti con il comune di Milano, questo avveniva a metà ottobre, e io penso che con buona pace dovremmo ai primi di dicembre arrivare alla prima convocazione. Io l'ho guardato e non ho detto nulla, perché non c'è nulla da dire. Se ti occorrono 40 giorni per indire una riunione informale, noi siamo belli che cotti. Quindi è chiaro che da queste situazioni non si esce fuori se non c'è un elemento di soluzione della continuità. Pensare che noi possiamo mediare o che facciamo i compitini sulla libertà della rete, dobbiamo fermarci un attimo e capire che l'azione indica capacità decisionale, una strategia più o meno chiara, ma l'importante è discutere di tutto. Poi c'è chi ha le più chiare, chi ce l'ha meno chiare, ma l'importante è poter discutere e condividere
mettere assieme diversi punti di vista, e l'ultima cosa, fare in modo che nulla venga soltanto delegato alla politica, perché la politica è esattamente incapace di poter in questo momento assicurare quella velocità che è il vero fattore competitivo, ma dato che hanno però il meccanismo decisionale in mano, occorre soffiargli sul collo, che è il mestiere più difficile da fare. Grazie. Io ti ringrazio, ringrazio tutti. Voi ci dovete perdonare, ma l'università chiude per motivi logistici a Luna. Questo era il problema per il quale un pochino mi stracciavo. Allora, abbiamo un ultimo intervento di Fabio Massa, il tema di Forensics. Mi scuso, io pensavo di essere l'ultimo. No, mi scuso veramente, sono mortificato. Ma ci non è un problema. Ci spostiamo nell'aula del sede qui sopra, e 30 secondi qui sopra, anche perché abbiamo bisogno di fare una videoproiezione. Grazie.